Nel mezzo del cammino di nostra vita, e poi c'è quel 31° canto dell'inferno, ci dica sì, che qualcosa. comincia, come comincia: la Sì. bocca sollevò dal fiero pasto quel peccatore forbè della capelli, il sangue viodo che dire corasto. Poi cominciò: tu vuoi che rinovelli di cerato dolore che il cuor mi preme, adesso ne so più. Ama la Divina Commedia e si ricorda tutte le filastrocche e le poesie imparate alla scuola elementare. Ha una memoria infallibile, Serafina Cavalieri, per tutti, zia Fina, che oggi ha tagliato il traguardo del secolo. A festeggiarla sono stati gli innumerevoli nipoti e pronipoti, ne ha quasi 70. A farle visita poi anche il sindaco di Fano, Massimo Seri. C'è avuto dei genitori speciali, c'è avuto dei fratelli e sorelle speciali, c'è avuto dei nipoti e pronipoti speciali. Tutti mi vogliono bene. Alcuni di loro stamattina, oltre a guardare con la zia vecchie foto, cantavano e recitavano insieme a lei. Una delle sue canzoni preferite, con la quale faceva divertire suo nipote, era questa filastrocca. Tace minaccia che babbo ci da caccia per comprare uova e fichi per dare agli amici, amici del convento, casa 500, 150, la gallina canta. Canta gallina, risponde Serafina, Serafina sta in finestra, c'è il cavallo in testa, 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 frega il pulenton, frega la cresciadura, la giota rentri mura, mura le porte, le chiavi dell'orte, chiavi del giardino. Puta gioma che ciulegno. Nonostante i suoi 100 anni, Serafina, piena di vitalità, ricorda con precisione molte date e racconta i suoi tanti lavori fatti nel corso della vita, dall'operaia all'allieva della scuola da sarta, a commessa in un negozio di frutta per il corso è impiegata alla cooperativa Marinai. Ho frequentato fino alla sesta elementare, sì, perché quando ci andavo io era fino all'ottava elementare. Ha cominciato a. La settima, il 1° ottobre, ho cominciato la settima e non avevo ancora 12 anni e non si poteva andare a lavorare. Al 13 ho compiuto 12 anni, già avevo iniziato la settima, ho fatto il libretto di lavoro e sono andata subito a lavorare perché c'era la miseria al porto, capito? E che lavoro faceva? Sono andata in Finlandia. Il mestiere per le ragazze più brutto che c'era, morivano tutti di tigi. Figlia di un marinaio, la signora ha vissuto in via Nazariosauro, per questo orgogliosa, parla molto bene il dialetto fanese. Quella del porto, ecco. il dialetto del quartiere del porto, perché i dialetti anche nella città di Fano sono diversi, quello di Piazzlet, quello di Santa Marinova, quello del centro, tutti i dialetti. Fanesi. E di certo a zia Fina, rimasta nubile, non mancano simpatia e curiosità. Poi ci ha spiegato il perché di questa domanda. Quando uno si sposava, no? Zitella, quella è una zitella, è acida, che erano acide quelle zitelle, capito? Che era cattivo. Invece adesso signorilmente si dice single. E sempre con il sorriso che oggi non l'ha mai abbandonata, come di consueto, ha spento le candeline. Pronta, Fina? Uno. Sofì. Uno, due. Soffia! Soffia.